Ciao, benvenuto su Sapling Company, io sono Ugo, questo è il mio laboratorio e oggi vediamo insieme come realizzare un boccale per la birra esattamente come questo. I passaggi sono molto semplici. Questo in particolare l'ho realizzato in legno di acero con il manico in ocumè. Se vuoi sapere quali sono le dimensioni esatte che ho utilizzato per realizzare questo boccale, dai un'occhiata qui sotto in descrizione. Ti ho lasciato anche alcuni link all'attrezzatura che ho utilizzato durante la lavorazione. Inoltre, avevo anche in mente di realizzare un video in cui mostrarti come ho trovato la dimensione di ognuno di questi piccoli listelli che compongono il boccale. In questo modo praticamente puoi realizzare un boccale di qualsiasi dimensione tu voglia. Scrivimi qui sotto nei commenti se ti piacerebbe vedere questo video. Buona visione! Ok, il primo passaggio è al bancosega, dove vado a tagliare 8 listelli da 4,1 cm l'uno. Il passo successivo è quello di andare a tagliare questi listelli, inclinando la lama a 22 gradi e mezzo. Vado a controllare l'inclinazione con questo goniometro digitale che mi dà l'inclinazione della lama rispetto al piano di lavoro. Vado poi a impostare la battuta del bancosega a 1,6 cm per poi andare a tagliare i listelli che ho tagliato precedentemente. Adesso vado a dare una carteggiata con una carta 60 a tutti questi pezzi di legno che ho appena tagliato. L'attacco a una tavoletta col del nastro carta per facilitare il lavoro. Vado a stendere poi due strisce di nastro carta al contrario sul banco da lavoro per poi iniziare a posizionare tutti i listelli uno accanto all'altro, in modo da fare anche una prova prima di passare all'incollaggio. Per l'incollaggio vado ad utilizzare la Tight Bond 3, è una colla resistente all'acqua, adatta ad incollaggi in cui il progetto è immerso in acqua o comunque in ambienti di elevata umidità. Inoltre ha anche tempi di presa più lunghi e quindi permette di effettuare l'incollaggio con più calma. Dopo qualche minuto che la colla ha iniziato a fare presa, vado a rimuovere l'eccesso della colla, specialmente dall'interno, dove poi andrò a levigare tutta la superficie in modo da facilitarmi il lavoro. Mentre la colla si asciuga, vado a tagliare alla sega a nastro la base del boccale. Finito con la base, passo a realizzare la maniglia, utilizzo il boccale come riferimento per l'altezza, traccio prima una forma abbastanza squadrata e poi la arrotondo leggermente. Ci sono tantissime forme differenti che potete dare alla maniglia.
Finito con la sega a nastro, da dare una prima levigata alla maniglia in modo da rimuovere anche i segni della sega a nastro. Il giorno dopo vado a rimuovere il filo e il nastro carta che tenevano bloccati i listelli durante l'asciugatura. E utilizzando una pialla a mano vado a piallare la superficie esterna per renderla più tonda. Potete anche lasciarla grezza per se preferite e darle semplicemente una levigata. Il passo successivo è quello di andare a levigare la superficie interna. Per fare questo utilizzo un tondo di legno con della carta abrasiva attaccata con del nastro biadesivo. Un'altra alternativa a questo sistema è quella di utilizzare queste ruote abrasive lamellari che potete attaccare a un trapano normale o anche a un trapano a colonna per facilitare il lavoro. Finito di levigare la superficie esterna, vado a tagliare l'estremità del boccale alla troncatrice. Per poi passare ad incollare il fondo. Per evitare che la colla vada a finire sulla superficie interna, utilizzo un po' di nastro carta. Per stendere la colla utilizzo questo particolare strumento che trovate sulla vostra mano. Dopo aver posizionato il fondo sul boccale, aspetto qualche minuto che la colla inizi a fare presa e poi vado a posizionare i morsetti. In questo modo evito che il fondo vada a scivolare nel momento in cui stringo i morsetti. Mentre la colla asciuga, vado a finire di levigare la maniglia e poi utilizzo una fresa per arrotondare i bordi. Asciugato il fondo vado a rimuovere i morsetti per poi utilizzare una fresa per rifilare il bordo e quindi portarlo a pari con il resto della superficie del boccale. Utilizzando invece una fresa a 45 gradi, vado a smussare il bordo interno superiore del boccale e poi anche quello inferiore esterno. Vado adesso a realizzare due piccoli incastri per poi incollare la maniglia al boccale. Per rifinire questo boccale ho scelto di intagliare un semplice motivo con questa sgorbia tonda.
l'altra levigata con una carta 80 a tutto il boccale per poi passare all'incollaggio della maniglia. Qui vado a utilizzare un po' di polvere dello stesso legno della maniglia per chiudere qualche spazio e finisco tutto il lavoro con una 150. Il boccale è terminato. Prima di passarci la cera vado a riscaldarlo con un phon, in questo modo la cera può penetrare meglio nel legno. Sto utilizzando un mix di cera d'api e oli per finire il boccale. Ho avuto modo di testare il boccale e ha funzionato benissimo, inoltre una cosa molto positiva è che non è andata ad ingiallire il legno. Eccoci di nuovo qui, il video è terminato, se ti è piaciuto ricordati di mettere mi piace qui sotto e anche di iscriverti al canale per restare sempre aggiornato su tutti i prossimi video. Ti lascio qui sotto in descrizione il link alle nostre pagine social, Instagram, Facebook, dove puoi trovarci come Sapling Company. In questo modo puoi restare aggiornato giorno per giorno su tutte le nostre lavorazioni e anche vedere i prossimi boccali che realizzeremo. Ti ricordo infine di scrivermi in sotto nei commenti se ti piacerebbe vedere il video in cui ti mostro come realizzare un boccale di qualsiasi dimensione. Ciao!